Sono Francesca Rossi, direttrice dei Musei Civici di Verona e vi accompagno ancora nella seconda sala della mostra La mano che crea, Ugo Zannoni, scultore collezionista post-unitaria. Ugo Zannoni diventò uno dei principali protagonisti a Verona del processo di costruzione di un'identità nazionale e municipale che si affermò attraverso la realizzazione di monumenti celebrativi dedicati a personaggi illustri della storia cittadina e italiana. Ecco per esempio un bozzetto in bronzo per la famosa statua per il monumento a Dante Alighieri collocata in Piazza dei Signori nel 1865. E poi i modelli in gesso dei busti di Cornelio Nepote e di Michele San Micheli destinati al Pantheon dei Veronesi illustri. O il modello per la testa del monumento del poeta patriota Aleardo Aleardi. Il suo stile, suggestionato dal verismo, si orientò poi soprattutto verso soggetti di genere. Nell'ambiente dell'atelier dovevano trovare posto anche ritratti di persone che incoraggiarono la carriera dello scultore. Tra questi l'amato padre, Antonio Giuseppe Zannoni, raffigurato in un grande disegno a gessetti colorati, una tecnica particolarmente amata dallo scultore. Comparivano anche vari artisti, come Vincenzo Hayez, il nipote del famoso pittore veneziano, e Giuseppe Grandi, due personaggi con cui Ugo venne in contatto durante la sua lunga permanenza all'Accademia di Brera, prima in qualità di studente e poi di accademico attivo. Tra gli affetti più stretti spicca l'architetto Giacomo Franco, che fu padrino di Zannoni ed ebbe poi un ruolo determinante nella sua formazione. Del legame tra i due resta memoria in svariate versioni di un busto ritratto dell'architetto, qui in due esempi in marmo e in bronzo.